Mi ha detto all'inizio della puntata Angelo Di Gennaro, che stasera sarà un po' l'ago della bilancia della trasmissione, ha detto: Mario, dobbiamo essere disinvolti, sereni, dobbiamo giocare, divertirci e stabilire innanzitutto una trasmissione sul positivo. Io non mi sento di dargli torto, non so voi, gli diamo ragione, sta là dietro, è lì dietro. Grazie Patutine, e a proposito di positivo mi sembra giusto chiamare Graziella Griso, eccola qua. Ciao Patutine, grazie. Cosa hai combinato l'altro giorno? Sempre immensa fatica a camminare. Ciao a tutti. Un look mozzafiato anche stasera. Tigrata, per te. Tigrata, sì. Ricordiamolo dove ti vesti. Perché sì, devo ringraziare Morgan per questo look così particolare. Sì, Mi veste bene, vero? Vogliamo ricordare che anche questa sera, amici telespettatori, siamo visti in tutta Europa, siamo collegati con il satellite che giustamente adesso Graziella ci ricorderà le coordinate. Il satellite si chiama Hot Bird e copre l'intero continente europeo. Il nome del canale è contraddistinto dal marchio ItaliaSat. La frequenza è la numero 12,091, il symbol rate 27.500, il FEC 3 quarti, la polarizzazione orizzontale. Sono contento che lo fai in maniera sorridente, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono dall'Europa, e stasera c'è di gran parlare del Napoli, perché la vittoria di Verona ci ha rimesso in carreggiata. Sono andata allo stadio io. Sei stata allo stadio? Sì, vissuta veramente bene questa partita. Hai portato bene agli azzurri? Spero, sì. C'è stato questo classico scarto che Angelo Di Gennaro aveva anticipato abbondantemente giovedì, quindi questo ci crea un attimino di maggiore fiducia. Al di là del risultato abbiamo visto una squadra virile, forte, combattente. Di questo ne parliamo con i nostri ospiti, ancora una volta gestiti nella maniera più opportuna da Raffaele Auriemma. Grazie e benvenuto a Raffaele Auriemma, il primo ospite, giovane, un giornalista, scrive su Dossier Magazine, Manuel Parlato. Abbiamo avuto nei confronti di questa squadra una sorta di componente positiva. Abbiamo avuto ospiti i campioni di volta in volta nella nostra trasmissione. Abbiamo fatto una trasmissione con il sapore di acqua, ma è un'acqua da campione d'Italia. E con noi Francesco Postiglione, campione italiano del Postiglico. Un campione con la stella, 10 scudetti vinti. Stasera, ancora una volta, la società Calcio Napoli è presente in maniera qualificata in una figura carismatica che da anni segue le vicende della maglia azzurra. Il capo dell'ufficio stampa del Calcio Napoli, Carlo Iuliano. Si è fatto una scorpacciata di tennis al Foro Italico, ci ha mandato una schermata la settimana scorsa, aveva pronosticato la vittoria del Napoli, aveva promesso di ritornare, difatti è qui Giampiero Galeazzi. Io devo dire che Giampiero Galeazzi ha fatto di tutto in televisione. Sì. E lui viene da fuori stasera, no? Viene dall'estero, eri a Monte Carlo. Dal Principato, sì. Dal Principato, e lì pioveva, è venuto così in questo... Sì, sì, lì ecco. No, non pioveva, pioveva a Napoli. Veramente. A Napoli. Però ti posso chiedere un inedito televisivo? Dimmi. Non mi va di vederti con questa cosa addosso. Vuoi fare uno strip per i napoletani? No, se sento caldo. Dopo, non senti ancora caldo? Non sento ancora caldo. Noi ringraziamo Manuel che ricordiamo...